fisico che mentale, quindi c'è un po' di stanchezza in questo senso, però al tempo stesso mi sembra che sia volato tutto in fretta. E quindi mi piace questo mix di sensazioni, perché da una parte mi fa comunque dire che si sono spese tante energie, ma al tempo stesso si è fatto con tanto piacere, con grande entusiasmo, perché il tempo è veramente volato. E quindi adesso vediamo di cercare di finire al meglio quest'ultima gara e poi si comincerà a ragionare veramente sulla stagione prossima. Ecco, il Parma è a un centimetro, diciamo, dal suo decimo posto, che secondo me per una squadra di provincia col calcio di oggi è un grande risultato. Tu, da allenatore, naturalmente la vittoria ce l'avete nel sangue, cioè cercate sempre di raggiungere il massimo obiettivo. Sì. Cosa ne pensi? No, questa considerazione che hai fatto sia assolutamente corretta e giusta. È indiscutibile il fatto che è altrettanto giusto e corretto non volersi mai accontentare, quindi pretendere sempre di più, volere sempre di più, provarci per avanzare sempre una volta la sticella. Però credo che se si è un briciolo di obiettivi e non si fanno solo discorsi di convenienza, perché non si tratta di ragionare per convenienza, credo che per una squadra come il Parma oggi riuscire a centrare un obiettivo come sarebbe veramente il nostro scudetto. E quindi se si ragiona un po' in profondità e si è un po' realisti, credo che questo non si possa negare, insomma. Detto ciò, è altrettanto vero che abbiamo l'ambizione di voler crescere ancora, e quindi nella dimensione, nella realtà in cui si innesca un po' questo ragionamento lì, dobbiamo cercare di alzare un po' ancora l'asticella e dovremmo essere veramente bravi nell'andare a identificare là dove si deve e si può intervenire per far sì che questa asticella si alzi ulteriormente, perché se l'anno prossimo mettendo per assodato che dovessimo quest'anno chiudere in questa posizione, riuscissimo a guadagnare uno o due posizioni ancora, sarebbe veramente importante. Per farlo bisogna affrontare questo Palermo che gioca per la prima volta dal retrocesso in questo campionato. Davanti al suo pubblico ci sono due filoni di pensiero, no, di fronte a queste partite. Una che sia la partita più semplice, cioè che vai contro, tra virgolette, sportivamente dei morti. L'altra invece che vogliono già dimostrare che l'anno prossimo... No, credo che assolutamente non sia quella la prima ipotesi, nella misura in cui sono convinto che ci sono... che innanzitutto il Palermo ha una rosa di giocatori di spessore e di una caratura che non è certamente quella della posizione che occupa. Poi questo è accaduto perché a volte nel calcio accadono le cose anche che meno si pensano e si possono prevedere. E quindi detto e considerato appunto che ha dei giocatori di spessore di valore, io credo che ci siano giocatori che vogliono far capire che la loro categoria non vuole essere quella della Serie B ma quella della Serie A, quindi avranno tutto da guadagnarci nel mettersi in mostra, a far vedere, oltre che a dimostrare al pubblico, anche se poi è comunque un pubblico che sarà deluso perché il procedere non è piacevole, però io credo che sarà comunque partita vera contro un avversario che magari strada facendo potrebbe anche diventare più malleabile, ma solo strada facendo. E se noi non interpretiamo bene, diventerà non malleabile, ma molto, molto più cattivo, molto più pericoloso. Quindi questo dovremmo saperlo. Senti, mi sembra, adesso vado occhio perché sai che anch'io non guardo tanto queste cose, che voi potreste scendere in campo e già il decimo posto. Ti giuro che non lo so, sono sincero, magari questo può essere che sia un po' deficitario, però non guardo molto a questo, penso
sì o meno, però sarà importante domani riuscire a fare il risultato. Un'altra domanda, il Parma, che Parma hai preparato, che Parma ti immagini domani, quali sono i problemi? Io quello che ho fatto, quello che penso è che il campo ci debba e ci voglio il Parma di solito, insomma, che abbiamo avuto in precedenza. Questo è il tipo di spirito e di atteggiamento che ho cercato di far capire e oggi continuerò in questo senso a dire ai ragazzi. Sanno che abbiamo avuto la settimana scorsa un risultato di esposizione importante per far sì che oggi non si pensasse ancora a quel tipo di obiettivo, ce lo siamo fatti sfuggire e questo ci deve per forza di cose far bloccare ancora le mani, quindi ci vuole veramente una preparazione che va oltre a ogni possibile ragionamento che magari in questo periodo è lecito aspettarsi, perché questo vuol dire andare di mezzo per la nostra professionalità. Buongiorno mister, lei ha parlato del Parma del futuro, ha detto dovremmo saper toccare i punti giusti per alzare un pochino l'asticella, ovviamente tutto questo passa dal mercato. Quindi le volevo chiedere, lei preferirebbe che alcuni giocatori magari non partissero, cioè nel senso non stravolgere la squadra per dover ripartire dall'inizio, oppure anche se ci fosse con l'intendimento non è assolutamente quello di stravolgere, non è che ci sono differenti correnti di pensiero, ma c'è un unico pensiero che è ragionato, quindi insieme quando avremo fatto tutti i nostri ragionamenti e soprattutto da capire il fatto che probabilmente questo non andrà immediatamente all'apertura del mercato, ma andrà avanti, quindi non abbiamo nessuna fretta di nessun tipo, cercheremo di vagliare tutte le opportunità, non vogliamo rincorrere nessuno in maniera specifica, ma guardarci intorno per fare le valutazioni che servono. Nelle sue scelte tattiche dov'è che ha avuto maggiormente problemi? Cioè in quale reparto? Se c'è un reparto dove ha avuto problemi? No, ma direi che le positività e le negatività, se vogliamo parlare di due estremi, ci sono state in tutti i reparti, quindi sia in difesa che sia tornato in attacco, ci sono margini per poter crescere, per poter migliorare, così come ho avuto anche delle dimostrazioni di anche che inizialmente non mi aspettavo in positivo. Valuteremo tutto con calma, con estrema razionalità, perché non sbagliare in questo vuol dire garantirsi il futuro. Giustamente, come anche ha ribadito lei, il decimo posto per il Parma è un ottimo risultato, però a gennaio nella testa magari anche della società, nella sua testa, anche in quella dei giocatori, Non c'era qualche cosa, magari non si poteva aspirare a qualcosa di più. Ma alla fine del giorno andava che posizione andava? Però è stato un ottimo girone. Sì, ma però la posizione alla fine del giorno andava era quella che era. Non è che eravamo secondo in classifica e al tempo stesso ci sono tutte le altre squadre che hanno chiaramente un loro ordine di marcia, quindi non puoi ragionare solo semplicemente su te stesso. Indubbiamente abbiamo fatto più punti nel giorno d'andata e questo significa qualcosa, ci pone di fronte e mi fa riflettere su determinate cose, però non ragiono così per matematica, dire 29 vuol dire raddoppiare, perché sarebbe troppo facile. E al tempo stesso mi metto nelle condizioni di pensare ad una classifica estremamente deficitaria come non è andata e quindi dire siamo già retrocessi, perché non ho fatto 15 punti nel giro d'andata, quindi siamo già retrocessi. Questo a volte, anzi spesso viene sovvertito un po'. Questo direi che è il bello del nostro lavoro, il bello del nostro mestiere, perché riuscire a volte a
migliorare una situazione che è difficile, vuol dire aver lavorato bene, così come a volte accade all'opposto, però bisogna essere estremamente internazionali, estremamente lucidi in questo e saper dare un valore a quello che è stato fatto, sia nella positività che nella negatività, senza esagerare, perché se adesso probabilmente avessimo fatto come l'anno scorso le ultime 6 o 7 partite con grandi risultati, la tendenza è quella di questa è una squadra che è così perfetta, sta bene così, non ci sono, non bisogna fare nulla, invece non è così, anche nel momento in cui le cose vengono bene, si ottengono i risultati, credo che ci siano sempre dei margini e delle possibilità di poter ritoccare qualcosa per poter crescere. Perché è così che va esaminata una rosa e una squadra. A volte si sente anche dire, no? Questa sconfitta ci fa bene perché ci fa capire determinate cose, ci fa fare la valutazione di un certo tipo. Io vorrei fare le valutazioni anche quando si vince, non solo aspettare che si vada male, perché sennò diventa veramente sempre un rincorre e si rischia di trovarsi sempre un po' dietro. Se lei potesse scegliere, che cosa non vorrebbe più vedere la stagione prossima di qualcosa che invece in questa stagione le ha dato proprio fastidio? Non so, a livello anche di atteggiamento o qualcosa proprio che dice, però insomma, se si potesse evitare... Ma semplicemente non voglio dire che cosa non vorrei vedere, ma voglio dire cosa vorrei vedere. Quello che vorrei vedere mi piacerebbe vedere è a 360 gradi, partendo dal sottoscritto, con i giocatori, i dirigenti, quindi la società, quindi poi di stampa, il pubblico, che ci fosse veramente una grande unione di intenti, che non vuol dire essere sempre, come dire, accettare sempre tutto, far sempre andare bene tutto, vuol dire essere estremamente critici, ma che sia soprattutto una critica costruttiva. Questo mi piacerebbe vedere, mi piacerebbe sentire anche proprio a livello epidermico anche dei nostri tifosi, della nostra gente. Posso? Grazie.